compagnia della splendida marchesa Daniela del Secco d'Aragona, qui con noi stasera per Ius Gustando, membro di commissione in giuria. Cara marchesa, lei credo insegni nel suo stile di vita meraviglioso che condividere il cibo è sempre un momento di aggregazione importante. Certo, adorata amica del cuore, collega Camilla, una delle donne più affascinanti e colte che conosco. Io ti ringrazio e ti voglio tanto bene. Anche io, adorata. E il discorso qual è? Che certo che è una grande forma e fonte di aggregazione, ma proprio per questo bisogna essere molto attenti diciamo alle persone con le quali ci relazioniamo, perché mangiare insieme a una persona è un atto di grande confidenza, grandissima confidenza. Perciò a volte si dice nel comune lessico, ma non siamo mica stati mai a mangiare insieme. Perciò io raramente accetto inviti. Questa è una cosa talmente nobile e deliziosa che quando mi ha chiamato la presidente Antonella Sotira ho accettato veramente con orgoglio, avendo oltretutto ben due avvocati in famiglia, no? Ormai la mia Ludovica, che ha appunto superato l'esame di Stato adesso, e mio genero, il console avvocato Gian Alberto Scarpa Pasteri. Perciò voglio dire. E poi, essendo ospite fisso come critico nel salotto forense di uno con la Monica Liofreddi, ha torto ragione il verdetto finale, perciò mi sento proprio nel ruolo. Esatto, marchesa, questa sera non sapremo se vinceranno gli avvocati o i magistrali. Io credo però, marchesa, che sarà d'obbligo far vincere la qualità. Lei che ne pensa? Anche perché, adorata Camilla, noi siamo ciò che mangiamo. Io sono molto attenta a tutto ciò che è il discorso di alimentazione e proprio per questo ci tengo diciamo che le persone abbiano una grande cura nel mangiare. Io direi che bisogna mangiare pochissimo ma benissimo e poi, ecco, per non ingrassare, fare un po' come, cioè, seguire l'esempio della piramide rovesciata. Cioè, la mattina mangiamo come un imperatore, all'ora di pranzo come un borghese e la sera come un mendicante. Questo è, e poi no fritti, no grassi, bisogna stare attenti. Bere pochissimo e alcol, niente o pochissimo, perché esalta il cibo, il buon vino è fondamentale, no? Però dobbiamo bere tanta acqua, almeno 2-3 litri al giorno, insomma, e fare moto, una stile di vita sano. E poi cerchiamo di dare cibo per la mente, cibo per l'anima e anche per il corpo. Ma ricordate sempre, adorati, che sotto la scorza, sotto la crosta, ci vuole sostanza. Perciò acculturatevi, leggete, non perdete tempo, non fate scivolare questa vita. Ogni attimo vivetelo come se aveste atteso tutta la vita per quel momento. Straordinaria la nostra marchesa, soprattutto con il suo consiglio ai nostri utenti di Liberi TV di nutrire la mente. Grazie. Grazie a te, adorata, sei uno splendore. Grazie.